Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Oggi continuiamo col nostro percorso della storia del cinema parlando di una generazione relativamente recente che però ha rivoluzionato completamente non il modo artistico di fare cinema, perché sì, fino a questo momento comunque avevamo dovuto riscontrare i nostri cambiamenti cinematografici, soprattutto dal punto di vista estetico. Qui invece c'è proprio una rivoluzione a 360 gradi, poiché parliamo del cinema postmoderno. Il cinema postmoderno è un cinema che ha praticamente soppiantato l'era della New Hollywood, perché sì, ovviamente il fulcro di questa rivoluzione è sempre l'America. Questo perché inevitabilmente, essendo le produzioni più grandi all'interno di questo paese, è normale che tutte le rivoluzioni cinematografiche a livello industriale e tecnologico vengano più facilmente sviluppate in questo paese. Quindi, quali sono le rivoluzioni del cinema postmoderno? Innanzitutto parliamo dell'inserimento del digitale, che è stato uno dei cambiamenti più importanti di tutta la storia del cinema, perché ha proprio rivoluzionato l'idea e come fare cinema. Questo perché fino a quel momento si andava sempre con la pellicola analogica, e che era molto più ingombrante, bisognava fare dei lavori di montaggio più lunghi e di conseguenza non era semplice comprendere come poter cambiare questa cosa. Quindi il digitale non solo ha aumentato la qualità, ma ha proprio cambiato l'idea proprio dell'immagine. Diciamo che non è una rivoluzione quindi solamente cinematografica, ma di tutto il mondo audiovisivo. Infatti questo periodo, dal punto di vista tecnologico, è più una rivoluzione per tutto il mondo audiovisivo che solamente per il fare film. Questa cosa ha portato poi delle conseguenze nel mondo del cinema, più che dal punto di vista artistico, come ho già detto, proprio dal concetto di cinema in sé, che comunque voleva essere sempre più un mondo parallelo al mondo cinematografico. Basta pensare che, insomma, per la prima volta in tutta la storia del cinema, il concetto di realismo è un concetto che viene completamente scartato. Il cinema non è più un'operazione che deve assomigliare il più possibile alla realtà. Questo obiettivo del mondo viene praticamente dissolto nel tempo, poiché che adesso il cinema ha un ruolo ben più che fondamentale, ossia far ciò che la realtà non può raggiungere. Stiamo parlando di situazioni iperrealistiche, stiamo parlando di movimenti di macchina impossibili per l'occhio umano e per, insomma, per le capacità fisiche umane. Stiamo parlando di storie particolarmente poco realistiche, e infatti in questi anni è il cinema commerciale che domina. Dopo anni della New Hollywood, dove si teneva, dato che si sa che gli anni 70 sono degli anni che è normale che i temi di tendenza sono i temi politici e sociali, negli anni 80, non solo nel cinema ma nella cultura di massa, si sa che è proprio un'epoca di passaggio quasi tra le difficoltà politiche e sociali e il futurismo, se si può chiamare così, del postmodernismo. Le altre rivoluzioni nel cinema che ci sono state, che ovviamente sono scatenate da un effetto domino che è partito con la rivoluzione del digitale, dove le camere vengono cambiate, non si usa più la camera con la pellicola, ma abbiamo proprio videocamere quasi, proprio come sto usando io, inventate negli anni 80 e poi messe sul mercato negli anni 90 e così via. Prima le videocamere erano degli apparecchi costosissimi che avevano solo poche persone nel mondo, chiamati cineasti. E quindi come possiamo analizzare le altre rivoluzioni? Beh, come ho già detto, questo effetto domino poi scatenerà una serie di conseguenze. La prima è quella del 3D, ossia che grazie alle innovazioni informatiche, tecnologiche e digitali si inizia ad avere una rivoluzione dal punto di vista del cinema di animazione, ossia quello del 3D. Un esempio storico è quello di Toy Story, che è il primo film in 3D. Ovviamente è stata una rivoluzione per tutto il cinema. Il secondo punto di rivoluzione è quello delle sale virtuali. Se prima il cinema era solitamente una possibilità per andare all'avanscoperta in tutto il mondo, creare i propri studi e cercare di andare in giro per registrare, chiedere sempre permessi, ora con le innovazioni digitali è molto più economico e conveniente creare delle sale proprie, che non vai neanche
neanche direttamente nel posto, è tutto digitale, virtuale. Questa cosa forse eticamente è un po' triste, ci sono diverse scuole di pensiero, ancora ad oggi ovviamente, però insomma dal punto di vista economico è molto più conveniente e probabilmente i risultati sono anche più avvincenti, soprattutto negli anni 80, dove lo scopo era insomma non essere realistici ma cercare di far vedere quello che nella realtà non possiamo mai vedere. Un'altra innovazione è quella delle videocassette, dei DVD, insomma prima i film si potevano vedere solo al cinema, ora si possono vedere a casa. Il concetto di televisione, che è una storia a parte che si è sviluppata negli anni 60, che ci ha accompagnato, ovviamente il cinema è stato influenzato e ha dovuto agire di conseguenza fino a questo momento, adesso sicuramente prende il sopravvento sempre di più anche per vedere proprio i lungometraggi, quindi sostituiscono il cinema, o meglio un altro modo di vedere i film. Cioè io adesso non devo più andare al cinema per vedermi un film, basta che me li compro, me li posso vedere in casa mia senza fare un passo e per lo più posso vederli quante volte voglio, fermarli, stopparli, riprenderli quando voglio. È una comodità eccessivamente superiore ad andare in sala e pagare pure per vederlo solo una volta, però indubbiamente l'esperienza cinematografica in sala è nettamente superiore a quella in camera da letto, quindi è per questo che convivono queste due realtà ancora oggi. Però ovviamente dal punto di vista dell'eticità del cinema è un tema molto discusso ancora adesso. Diciamo che, se lo avete già intuito ovviamente, questa epoca introduce tutte le rivoluzioni che cambiano proprio il modo unico che di far cinema che c'era fino ad allora, praticamente lasciando spazio alla comodità. Dal punto di vista estetico, come ho già detto, non importa più di assomigliare alla realtà, ma anzi di cercare di forzarla e di renderla il più irrealistica possibile. Infatti i generi principali sono quelli proprio dei blockbuster. Qui prima di questo momento la definizione era praticamente film con enormi spese di produzione dietro. Però qual è il genere del blockbuster? Ossia che è degli anni 80, quello ovviamente fantascientifico, tutti quei generi non realistici. Perché? Perché deve essere un viaggio di sensazioni, non deve essere più un'esperienza di vita, come lo era stata la filosofia di tutte le altre, della maggior parte dei movimenti cinematografici che abbiamo visto fino adesso. Basta pensare al neorealismo, che ha una filosofia opposta a quella del postmodernismo. Hitchcock, che è sempre avanti ovviamente, diceva che i suoi film non erano delle esperienze, ma erano come delle fette di torta, e direi che questa metafora rende perfettamente l'idea. Hollywood però non può vivere solo di produzioni grandi, anche perché queste produzioni giocavano anche sul divismo che era tornato veramente forte in questi anni, dato che si riprendevano sempre star, registi con nome, e venivano presi solo queste persone perché si giocava molto col nome per la pubblicità, per rimettere tutto in giro, perché insomma lo scopo era di ritornare agli anni 40-50, dove Hollywood era proprio una dimensione a parte e si creava questo ultra realismo fuori dal cinema, cioè si viveva proprio una realtà parallela. Questo lo fanno sia con le multisale, che ovviamente le sale cinematografiche diventano estremamente più grandi, ma anche con le produzioni indipendenti. Questo perché? Perché le produzioni indipendenti servono proprio per dare notorietà agli artisti, e anche perché insomma ci sarà sempre il dualismo tra film di genere e film d'autore, non scomparirà mai, ci saranno sempre gli intellettuali che crederanno che i blockbuster siano solo merchandising e che il cinema non esista più, e di conseguenza hanno dovuto creare i film indipendenti, o meglio quelli con medio budget, che permettono proprio la vita ai blockbuster, proprio per nomi, notorietà, il giro dell'economia. Si crea addirittura questo festival che c'è ancora ad oggi, ed è uno dei festival indipendenti più famosi del mondo, creato da Robert Redford, un attore celebre, che si chiama Sundance Film Festival, che si fa a Sundance, e dove vengono presentati tutti i film indipendenti americani. Ovviamente la maggior parte dei registi di questa generazione lavoravano
per delle case di produzione e per dei prodotti estremamente costosi, più vicini ai blockbuster che ai prodotti indipendenti. Però c'è da dire che ognuno di questi registi ha avuto una sua indipendenza artistica. Diciamo che posso fare una carrellata di registi. Sono pochi quelli che lavoravano solo per le case indipendenti, però cercherò di dividerli. Farò degli esempi. Per esempio, Robert Zemeckis era un regista americano che ha fatto Forrest Gump, Ritorno al futuro, ecco, film estremamente costosi, estremamente indie genere, però ha fatto anche delle produzioni di medio spessore che intellettualmente erano superiori, ma interessantissime. Ognuno di questi registi aveva una storia. Adesso farò la carrellata di quelli di genere e poi farò quelli più indipendenti d'autore, che diciamo che sono stati furbi e hanno cavalcato l'onda, poiché qui potevi utilizzare le produzioni grandi presentando la tua arte e molti l'hanno compreso. Per esempio Jim Jarmusch, per esempio Quentin Tarantino, per esempio David Lynch. David Lynch è il regista d'autore americano per eccellenza, però non si può negare che nella sua vita è stato accompagnato a volte da produzioni non indipendenti ma costose, e insomma è sempre stato un po' apprezzato da Hollywood per questa sorta di doppio velo che era tutt'altro che sobrio, ma surreale direi, e psichico inquietante. C'è da dire che la fortuna di questo, di questa epoca, anche che non c'è una mentalità e ideologia unica, e quindi ognuno ha la sua autonomia sia a livello intellettuale che a livello artistico. Altri esempi possono essere Michael Mann, Catherine Bigelow, Gus Van Sant, che è un regista unicamente d'autore, Ridley Scott, Spike Lee, Tim Burton, che sono tutti maestri indiscussi della storia del cinema, che bisogna studiare uno ad uno, e hanno tutti una loro arte e loro indipendenza. Va bene ragazzi, direi che posso concludere quel video. Spero di avervi fatto assaporare il cambiamento, il ponte tra il cinema che c'era prima dell'epoca postmoderna e quello contemporaneo, e far capire proprio i cambiamenti che ci sono state tra le varie epoche e quanto quest'epoca sia stata rivoluzionaria proprio a 360 gradi per il cinema, e non è da meno rispetto alla rivoluzione del colore e del sonoro rispettivamente negli anni 50 e 30. Alla prossima.